Allora, migliore, il negoziato con la Russia, appunto, l'importanza di riuscire a tenere un tavolo aperto, il ruolo dell'Europa, il ruolo dell'America, il ruolo del mondo, il ruolo della Cina. Cioè, torniamo alla chiusa del pezzo di Peter, no? Si sta ridisegnando il nuovo ordine mondiale e i rischi sono abnormi. Così poi arrivo anche da Peter. Beh, innanzitutto condivido anche io le espressioni di prudenza che ha appena detto il collega La Russa. Si tratta di comprendere che il mondo in questo momento, compresa l'Italia, si sta preparando, cioè sta avendo un atteggiamento che da un lato sostiene la resistenza e dall'altro prepara quello che potrebbe essere un intervento ulteriore che anche a me non sembra possa essere rivolto direttamente ai paesi della NATO, però guardando la cartina, io stamattina ero in collegamento con dei colleghi rumeni che sono a Tulcea, che è il confine meridionale da dove arrivavano diciamo, il sostegno, l'aiuto umanitario verso Odessa. Vediamo la cartina per capire dove è la Romania, cioè, è interessantissimo. C'è questa parte meridionale, perché il confine che tra confina Romania con l'Ucraina, perché c'è la Moldavia come cuscinetto di là, però c'è tutto un pezzo di qua che invece... Esatto, e lì c'è un posto dove molte organizzazioni internazionali facevano arrivare direttamente medicinali, altri sostegni. C'è un canale ancora aperto e libero, ed diciamo. È per questo motivo che, come diceva il vostro corrispondente, vogliono tagliare questo canale. Tagliare questo canale di sostegno per sostanzialmente fare quasi un assedio medievale. Per questo motivo io penso che oggi la priorità sia ancora quella sul terreno, cioè la possibilità, anche attraverso colloqui diretti, di avere almeno un cessate il fuoco, perché quella determinazione che in questo momento, come giustamente ribadiva l'ambasciatore Massolo, dei tre obiettivi, cioè le città, la fascia costiera, la possibilità di conquistare e cambiare i confini, è ancora la priorità strategica di Putin. Allora, scusi, però... perché...